Altra gita fuori porta? Ma cos'è quella roba lì? Mamma mia, che gioia! Che sound! C'è chi ascolta Vinsimo e chi ascolta Cristina D'Avena. No, Vinsimo non ascolta più nessuno, vecchio. Ma vabbè, dai, cioè, ci sono canzoni, cioè, puoi ascoltarli, non ascolti più perché non troppo non c'è, ma noi Cristina D'Avena comunque, noi siamo quasi. Ma nuotti non ti strozzi? Mamma mia, oh, che bella questa felpa, eh! Non la lavo da 7 giorni, ma bella. No, scherzo. Dei funghi e alle 8 del mattino, mezzogiorno, topi morti. Ciao, ciao, piacere. Scusa, ma tu sei? Valerio Fulpi. No, aspetta, tu sei? Sono Lillo. No, questa parte. Vigili del fuoco. Vigili del fuoco. Deviazione, vai in direttrice cosa dice? Interessante? Molto, molto, molto. Tu hai tagliato la palla poi andate in quella zona lì, loro possono andare a ricalciare. Subito tosta oppure ancora tranquilli per adesso? No, è tranquillo adesso. Siamo tardi, però. Non in quest'ultimo esercizio. Sì. In quello prima ancora, sì. Tu avevi affrontare il portiere, sì, centro porta. Sì. Mettevi o una palla a contrasto, in un'azione più dinamica. Sì, sì, ok. Sì. Oppure gli mettevi la palla e tu richiedevi la spinta a due piedi. Sì, esatto. Ok. Sì. Perché proprio a due piedi? Magari? Cioè, perché secondo me per la distanza, okay, l'intervento, non c'è tempo di fare passo spinta. Ok, perché sennò secondo me perdono troppo tempo. Se la allarghi tanto. Però secondo me da quella distanza lì ce la fai. Okay. Se lavori con i due piedi, il problema della spinta dei piedi, che stiamo riscontrando nei ragazzi, quindi ci lavoriamo tanto, è il fatto di non perdere nessun tipo di appoggio. Quindi lavoriamo molto sullo sbilanciamento, busto corpo e spinta, anche il piede esterno, in questo caso se mi butto a destra lavoro. Il problema di tanti ragazzi è che perdono. Perdono un piede o l'altro e quindi perdono anche lì. Per questo ti faccio un'altra domanda, che nell'esercizio dopo l'ho visto fare solo però 2-3 volte, sì, non di più, cioè li facevi già partire così? Sì, quello è il propedeutico. Esatto. Facciamo un propedeutico, quindi propedeutico, cioè, spinta 2, sbilancio, sto cadendo, boom, vado. Ok, lui sapeva già. Esatto, quella lì arriva lì, è solo il propedeutico, glielo faccio quello lì, lo farei in riscaldamento. Ah, okay. Io lo faccio sia raso che mezzatezza battente, li faccio portare fuori completamente il baricentro e dopo gli metto palla, però quando non lo so, quando proprio stanno prendendo l'equilibrio gliela faccio giocare molto. Anche bravi. Il terzo non lo metto questo. Il terzo? No. Per me il terzo dalla ripresa, quindi. Quanto lo ritieni importante l'utilizzo di uno strumento come la spara palloni all'interno delle sedute di allenamento? Guarda, lo ritengo. No, non lo ritengo importante se usato tra virgolette con parsimonia, nel senso che comunque toglie quella che è poi la natura, ovvero il guardare il gesto di chi calcia, quindi all'occhio del ragazzo, però è buono perché ti toglie il tempo, innanzitutto ti toglie il tempo, e poi se voglio
tendenzialmente io lo uso spesso se voglio andare a migliorare il gesto, quindi cercare la ripetitività nella palla, e quindi arrivano i palloni più o meno stessi uguali, e abbastanza lo utilizzo, ogni tanto lo utilizzo se devo fare le paleate. Gente come me, te, sì, no, sono Napoli, no? Adesso dimmi tu, Ivan, sono io quello che fa i coglioni, dai. No, ma come no? Molto bene, ma anche sudato, c'era qualcuno che provocava public relation, no? Ci sta. Molto bello, molto interessante, fatto bene, un bel gruppo di lavoro e una bella progressione, soprattutto esercizi veramente tanto interessanti, bravi. Parlavo infatti nelle public relation con lui. Io stavo lavorando, non stavo passeggiando. Per noi stai lavorando? Sì, per la scuola. Ah, per la scuola, capito. Ho capito. Tu saresti? Presidente? Sì. Ah, vero. Sì, perché dovete sapere che c'è un presidente che c'è nella scuola, che sarei io. Ah, ok. Però è il classico, non so se avete, è la classica figura del presidente non presidente, nel senso, come quello che presta nome, l'erba, presta nome. Okay, una società, in un, è incredibile. Quello che taglia l'erba dici, non Ivan, sarà mai sto presidente. Sentendo tante di quelle cazzate oggi che è incredibile. Capito? Società, no, vedi quello col trattorino che taglia l'erba, non dici quello è il presidente, invece da noi purtroppo è così. Perché è giusto che il rappresentante della società sia umile. Io sto lavorando con lui proprio sul recupero dell'umiltà. È giusto così. Un valore che purtroppo. Conosco un altro presidente che fa i pacchi tutti i giorni mentre quegli altri montano i video. Ecco. Commento a caldo di questa molto bene, gita molto, fuori porta. Molto molto bene, è proprio quelle cose che ti danno la gioia e la voglia di giocare, di allenare, di vedere il campo, persone che fanno quello che persone che fanno il loro lavoro con passione e con amore, e lo fanno soprattutto con professionalità. Infatti questa è proprio la cosa che mi fa pensare a Eleven, è proprio quella, no? Cioè divertirsi ma fare le cose tanto bene. Vale? Sto mangiando uno yogurt. Vale merenda. McDrive? Dai, stavo dicendo una cosa seria. Scusi. No, veramente è stato molto bello, interessante vedere un gruppo di lavoro intanto così unito, è bello coeso, e con due allenatori veramente molto preparati. Veramente una bella struttura, un allenamento strutturato molto bene, con una bellissima progressione e svolto anche molto bene, secondo me. No. Road to Verona e poi Ravenna, tutta di rappresentanza on. Guarda, le multe dove le devo mandare? Qual è la mia? Sedi Eleven. Sì, sedi Eleven, sedi Umada Facca. Dai che ci siamo! No, si vola, si vola! Questo era tutto per questo vlog dietro le quinte dell'esperienza che abbiamo fatto a Torre di Pordenone, quindi io vi lascio qua sotto in descrizione tutte le info per partecipare ai camp di Aeroportiere 27, che appunto, come avete visto, oltre a essere dei grandi professionisti sono anche dei due personaggi veramente molto simpatici.
e niente, quindi tra l'altro a Piancavallo, che è una delle tre tappe, saremo presenti anche noi di Leven. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like, tutte le info in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!